Sfiora il podio nei 200 d'orso, ma poi torna in vasca e trascina al successo la staffetta mista con 3,50 e 81. Grande serata ieri alla piscina Scandone di Fuorigrotta per Federica Pellegrini alla sua ultima gara ufficiale nel corso della kermesse sportiva ISL. Alla Champions League del nuoto in vasca corta, a meno di un mese dai giochi di Tokyo, Fede torna in vasca e dà vita all'ultimo lungo show. Le farfalle prendono il volo ed Elena Di Lido sfiora il record italiano di 56,02 con un ottimo 56,33 dietro Sophie Hanson con 56,02. Chad Leclos si prende invece i 100 farfalla uomini in 49,27. Poi tocca a Superfede nella versione alternativa dorsista anziché stile liberista. La Pellegrini è quarta con 2,05,54, appena 14 centesimi dal podio della canadese Harvey. Ma la serata della campionessa non finisce qui. Federica trascina al successo la staffetta mista, monumentale frazione da 52,49, più veloce che nella 4% stile libero. I Centurions chiudono la prima giornata di gare a 235 punti, dietro Energy Standard a 235, terzi i Toronto Titans a 233, quarti DC Trident a 167 punti e mezzo. Nel post gara le emozioni della plurimedagliata divina Federica. Gli Acqua Centurion saranno un po' abituati ad essere sempre alla fine della classifica tutti i match, quindi essere secondi dopo solo l'Energy Standard oggi veramente è stata un'emozione un po' per tutti, sia per quelli che c'erano gli anni scorsi, sia per le nuove leve, perché alla fine noi siamo molto calorosi in squadra, quindi insomma si è sentita molto il match di oggi e io sono molto contenta delle mie gare, onestamente non me l'aspettavo dopo diciamo il semi allenamento della pausa estiva di andare già così forte soprattutto nelle staffette, quindi contentissima di aver vinto la mista che ci dava la possibilità di scegliere lo stile per la spin race di domani e bello, è stata una bellissima giornata. 52,4 è notevole. Sì, no, ma io sono molto contenta soprattutto di come sto nuotando, quindi sono contenta.